È vero che forse, a qualche modo vorrei spiegare, la chirurgia generale, noi non ho capito se è stato soppresso prima di altre chirurgie generali. Non capisco, io quello che so è che c'è un aiuto, anzi, un responsabile di struttura semplice che fa il chirurgo toracico. Poi so che c'è un chirurgo vascolare, almeno a indirizzo vascolare, che non ho mai capito, indirizzo vascolare, e che il chirurgo di chirurgia generale oncologica non c'è più. Questo è vero. E non capisco se è la stessa cosa, succede a me, guarda, voglio vedere se accettano. Se è la stessa cosa, succede a me, non so se accettano, perché questo è il fatto. Noi vogliamo il primario di chirurgia generale oncologica, questo di qua non si spiega. Per intenderci, perché è un nostro diritto. Secondo aspetto, noi crediamo molto nel primariato, perché il primariato è quello che fa la squadra, è quello che addirittura fa crescere, è quello che sviluppa le specialità. Siamo alla chirurgia, sviluppa il discorso degli interventi al fegato, la mammella e l'altro. Noi crediamo e puntiamo molto sui primariati. Adesso ce ne sono che sono scaduti 4 primariati, che sono la neurochirurgia, la pneumologia e la nefrologia. Ci auguriamo che arrivano grandi primari, perché questo è questo che noi vogliamo. Noi vogliamo un ospedale che ritorna un ospedale di secondo livello, ricordate, di secondo livello, non di primo livello. Per cui dobbiamo anche stare attenti alle nostre scelte. Qui dobbiamo anche vigilare su queste cose. Noi tutti qua pensiamo, oppure, come si può dire, senza dire le cose cosiddette che vanno a offendere qualcuno, noi tutti pensiamo che siamo occupati da Varese, tutti, ma nessuno lo dice. Siamo occupati da Varese, abbiamo questa sensazione qua. Noi abbiamo queste sensazioni, siamo occupati da Varese. E non è tollerabile. E questo va anche nel discorso del coro universitario. Chiaramente come si fa a non essere d'accordo sul coro universitario? Però non vorremmo che ci fosse il trucco. Perché quando ci viene prospettato qualcosa, magari c'è il trucco. E qual è il trucco? Intanto vogliamo che questo polo universitario non fa la fine del Politecnico, che è venuto per anni e poi se n'è andato. Siamo a spese una barca di soldi e poi se n'è andato. Secondo, se è vero che deve diventare un polo universitario, noi siamo d'accordissimo, ma ci vogliono dei buoni maestri. Noi sappiamo che per diventare un buon medico, un grande medico, una parte è lasciata alla propria capacità, una parte è lasciata all'università, allo studio, e un'altra parte è lasciata anche al maestro, chi insegna. Per cui dobbiamo avere anche dei buoni primari, è ovvio che questo è sicuro, dobbiamo avere dei primari. Non vorremmo che addirittura, in un certo senso, col discorso dell'università, Varese il Magnifico ci gestisce anche l'ospedale. Perché vediamo, secondo me, l'aspetto qualche uno ha citato, il discorso del robot, che è costato. Ho inserito, ci sono degli articoli di giornale, costati 2.400.000 euro di cose. Allora, o la regione che l'ha comprato non servivano, oppure che l'ha preso in gestione, evidentemente ha delle responsabilità. Perché dove c'è lo fanno usare, qui ce l'abbiamo, lo usano poco. Se voi guardate a Ferrara o guardate a Bergamo, come lo chiedono, lì chi non ce l'ha lo cerca o va a comprare e noi non lo adotteriamo. Ed è una vergogna, secondo me è sperpero di soldi pubblici. Questi sono soldi pubblici e secondo me l'istituzione più elevata dovrebbe contestarci. Perché deve arrivare Franco per dire queste cose qua? E veniamo al discorso del pronto soccorso. Noi abbiamo un problema che è il pronto soccorso. Pronto soccorso, uno se va al pronto soccorso, che ha necessità, che non ha un infarto, che non c'è il codice rosso, deve portarsi la valigia, la tenda per quasi 3 giorni. Allora noi proponiamo
che nella cittadella sanitaria come ha fatto per rispondere? Dico bene, come ha fatto per rispondere? Ci sia un pronto, non si vuole chiamare pronto soccorso, non chiamiamolo pronto soccorso, chiamiamolo servizio di primo livello, guardia attiva, presidio medico, presidio, chiamalo come lo vogliamo. Però se ha un'allergia non si deve fare una settimana di pronto soccorso, stare lì. Almeno aperto 18 ore. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo chiedere, ma dobbiamo chiederlo come territorio, non possiamo demandare soltanto a voi questa cosa qua. E poi c'è il problema, che non so se ridere o piangere, c'è il dramma delle liste d'attesa chirurgiche. Qui non è perché io non la cito neanche il discorso del riordino della cronicità, però il vero problema, non vorrei che questo nasconda il vero problema, perché uno, l'ho letto sul giornale, per cui non dico niente, di fare, non si offende nessuno, c'era una lettera al direttore che aveva aspettato 455 giorni per essere operato di cataratta. Io non parlo perché sennò dovrei dire dei numeri, credetemi, ma non è possibile che uno per operarsi, addirittura non riesce a operarsi, muore prima di operarsi. Questo è il concetto. Allora, evidentemente, perché aspettano degli anni, non per altri, insomma. Per cui io credo che le liste d'attesa sono un dramma perché incidono nella qualità della vita delle persone, perché se uno deve andare alla policista ad operare, ha paura di andare in giro perché ha paura che gli arriva una colica, cioè, perché tutto ciò che è programmabile. Io non sono abituato. Scaricate la batteria, troppo. Okay. Liste d'attesa.